Ben ritrovati amiche e amici. Questa volta parlo di un'altra cosa. Quando dovevo fare la revisione, come avete visto il video, alcuni video precedenti, l'ultimo video, anche dipende da quando guardate, l'unica cosa che non ero sicuro che poteva accontentare la revisione erano i fari qua di plastica, che erano talmente opachi che non si vedeva, almeno io non riuscivo a vedere il riflesso del specchio dentro della lampadina. Allora ho cercato su internet cosa si poteva fare. Parlavano di vari prodotti che si acquistano per lucidare col motorino che gira, con la paglietta molto fine, se poi sempre più fine. A un certo punto ho trovato un video che parlava che bastava usare io lo adopero per svitare le viti, questo prodotto qua, proprio diceva anche questo nome qua, non è per fare pubblicità, è che ce l'ho e ce l'avevo e ho provato, ho spruzzato qua e là, dopo con uno straccio ho passato una volta, due volte ed è venuto trasparente. Prima era opaco, talmente opaco che non riuscivo a vedere quello che è dentro. Allora, visto che ha funzionato ed è venuto trasparente come nuovo, come fosse nuova, prima era opaca, e non avevo fatto il video perché non ci credevo che funzionasse. Adesso allora facciamo il video su questa bicicletta elettrica che ha lo stesso problema della plastica, che è opaca. Qua c'è lo strumento che misura il livello delle batterie e adesso accendo, vedete ci sono anche i LED dentro, ecco, e si vede pochissimo. Adesso proviamo a mettere il prodotto e vedere l'effetto che fa. Così, con lo straccio, passare. Lo strumento non riuscivo a vederlo, questo è abbastanza opaco. Un po' di volte viene messo il prodotto così. Ho notato che anche dopo, passando più tempo che passa, anche lasciandolo stare, migliora sempre di più senza far niente. Lo do una passata, vedremo l'effetto che fa. Come diceva Enzo Iannacci, vediamo l'effetto che fa. E vedere l'effetto che fa. Vengo anch'io! Qua è abbastanza opaco, mi pare impossibile che potesse fare qualcosa, potrebbe fare, però vediamo se funziona. Ecco, ho lasciato passare mezz'ora, non so se è migliorato, mi pare non tanto. Thank you.
fotografia prima e una fotografia dopo. Ma prima, perché con la foto si accorge un po' meglio. Lo strumento che indica le batterie, si vede qualcosa, però sempre molto difficoltoso. Se ci sono differenze molte, lasciando stare così alcuni giorni, ve lo saprò dire. Comunque funziona il prodotto per sbloccare le viti, ti costa anche 4 euro una bottiglia, così pochissimo, e utilizzo per tutte le cose, quando cigola una porta, quando è dura qualche ingranaggio, qualcosa sulla catena anche della bicicletta, tutto va bene, tutto fare. E se fa risplendere anche le plastiche che diventano opache col tempo a causa del sole e delle intemperie, è ancora meglio. Ciao ciao ragazzi, ciao.